Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di vedere come finirà in tutti i comuni, poi allora capiremo chi ha vinto e chi ha perso. Ma mi permetta di dire innanzitutto che aver dato la possibilità agli italiani di votare anche il lunedì ha aumentato la partecipazione a queste elezioni. Quanto costa? Non so per quale ragione il governo precedente l'aveva negata. Ricordiamoci che perché le elezioni costa? Politiche le abbiamo votate perché solo costa, la domenica. Onorevole, adesso... onorevole costa, ha un costo. Tenere aperti i seggi due giorni è un costo. Di democrazia. Di fronte alla democrazia non esistono i costi. Ma accidenti. Parliamo di democrazia, parliamo della possibilità di dare il voto a chi non può andare la domenica e può votare dalle 9 alle 15, dalle 7 alle 15. Sì. La domenica abbia pazienza. No, no, aspetta, comunque, però facciamo, perché è collegato, facciamolo concludere. Prego, prego, Martuscello. Guardi, allora, la partecipazione al voto si è alzata con il turno elettorale dalle 7 alle 15 lunedì. Non dimentichiamoci che quando questo turno non c'era, nel 2001 per esempio, non so se ricordate il caos che ci fu nei seggi, ci fu quel caos perché non si votava il lunedì. Il governo di allora ripristinò il turno il lunedì, poi i governi successivi lo hanno cancellato. Quindi spendiamo, lo Stato spende tanti soldi in maniera diversa, quando si tratta di democrazia spendiamoli bene e consentiamo agli italiani di potersi esprimere. Un altro elemento che secondo me abbassa la partecipazione al voto è stata questa scelta di non inviare più la scheda elettorale nelle case degli italiani. Aver cambiato il sistema consentendo agli italiani di avere una scheda unica sul quale si appoggiano i timbri consente una minore partecipazione. Prima arrivava la scheda elettorale nelle case degli italiani e tutti quanti sapevano che si doveva andare a votare. Detto questo, non dimentichiamoci che ci sono elezioni comunali, per cui ci sono fattori locali che incidono. Le faccio un esempio: c'è un paese in provincia di Napoli dove il primo partito lo fa una lista che si chiama La Tigre. Ora, La Tigre, sì, e non immagino che ci siano seguaci di Sandokan in questo paese, quindi voglio dire, sono molto spesso fattori locali, specialmente. Sì. Comuni, no, mi veniva, mi permetta una battuta, no, mi veniva in mente che fu l'ex segretario del Partito Democratico Letta a dire dobbiamo avere gli occhi di tigre, sì, sotto no, mentite ma, spoglie. Però, scusami, forse... una battuta. No. Io sono molto contenta che l'onorevole Martuscello si preoccupi di questa, della democrazia, eccetera. Allora le ricordo che i suoi alleati di governo stanno presentando un disegno di legge per togliere il secondo turno alle comunali. Sì. Allora come la mettiamo con la democrazia? Lo dicevamo prima, sì. Sentiamo. Chi lo dice che il ballottaggio è un elemento democratico? Mi scusi. Beh, come no, è un elemento democratico. Posso tirare il ballo? Se lui guarda la partecipazione elettorale, vede che il ballottaggio vota la metà o addirittura molto meraviglioso. Devo andare da professor Ainis però adesso. Giusto dare legittimità a un sindaco. Certo. Su cui abbiamo votato il 60% dei cittadini o evviva. Dare legittimità a un sindaco su cui ha votato il 20%. Allora in questo in questo mi pare perfettamente in sintonia Martuscello con quanto diceva Molinari stamattina nell'intervista, Molinari della Lega.